gran piacere e un grande onore per me intervistare un grandissimo organizzatore di eventi, Raul Morandi, regista e coreografo di diversi eventi di moda. Invece qui sono in veste di responsabile del Lazio del Più Bello d'Italia, ragazzi protagonista. Raul, come mai hai scelto questa bellissima location ad Ostia, il Kursaal, davvero meravigliosa? Allora, questa è l'unica location che permetteva a questo evento. Sono andato a farmi un giro qui per Ostia, però no. E poi ecco, pure Simone, diciamo, del Kursaal, il titolare, ci ha ospitato in maniera eccellente. Perciò sono venuto qui, sono diversi anni che organizzo con lui qui ad Ostia, perché dopo Ostia ci indirizziamo verso Torvaianica e poi andiamo verso Pomezia e facciamo tutti altri. Sì, perché queste sono le selezioni regionali. Sono le selezioni regionali del Più Bello d'Italia e poi l'8 dicembre ci sarà la finale nazionale al Piper. Sì, ma quindi dopo questo evento ci saranno altre, sì, sì, altre selezioni comunque. Questo è l'inizio, poi ce ne saranno ancora tante altre, sì, lungo, sì, il territorio laziale, diciamo. Allora, mi sono promesso che ne farò 2 al mese. Ci provo. Beh, ma sicuramente ci riuscirai, Raul. Ti vedo continuamente muoverti a destra e a sinistra, non ti fermi mai. Sei una fonte inesauribile di energia. Ho un buono staff, però naturalmente io devo essere sempre presente. Vabbè, però fa parte quello. Il leader ci deve stare sempre, no? Il Più Bello d'Italia, quest'idea, com'è nata? Allora, il patron mi ha chiamato lui, mi ha detto, visto che io organizzavo, io sono il patron del Bello di Roma, e sono 4 anni che io organizzo il Bello di Roma, e lui ha visto che lavoravo bene e mi ha proposto di fare il Più Bello d'Italia. È nato questo. E anche ragazza protagonista. In gemellaggio al Più Bello d'Italia. Altri progetti che hai in cantiere, se si possono dire? Altri progetti, sì, sto preparando una sfilata dell'alta moda nel 2018 al Museo della Civiltà Romana. Ritorniamo con Piazza di Spagna, però vediamo un po'. Tanto il progetto c'è e l'evento lo facciamo. Poi chi aderirà non lo sappiamo di stilisti, però si farà la sfilata. Allora, una mia curiosità, dato che io ti seguo e seguo l'organizzazione dei tuoi eventi, quindi è con molto piacere che sto facendo questa intervista. Grazie. Quando organizzi un evento, su dove ti soffermi maggiormente? Su dove focalizzi di più la tua attenzione? Sui ragazzi soprattutto. Sui ragazzi è la prima cosa che io non accetto, perché naturalmente se i ragazzi partecipano e non superano l'altezza, io ho visto questa sera, perché i casting qua non l'ho fatto io, e ho visto che l'altezza non è quella che il contratto rispetta. Però naturalmente io sono onesto, io glielo ho detto ai ragazzi che se non c'è l'altezza in finale nazionale non ci si può arrivare. Quindi la cura dei dettagli e del rispetto comunque delle regole. Bravo, sì, perché sennò dopo la critica è verso di me, naturalmente. Certo, il tuo buon nome deve essere sempre sinonimo di correttezza e rispetto. Cerco di fare le cose fatte bene, però poi alla fine c'è sempre qualcosa che va un po' storto, però va, fa parte del lavoro, no? Sì. A te va sempre tutto bene ogni No, volta. No, a me nulla va bene, quindi spero questa intervista un pochettino sia andata bene, quindi questo me lo dovrai dire tu. Però mi sono contento, grazie della vostra presenza. Grazie a te, gentilissimo.